Ebbene sì, gente, dopo mesi e mesi in cui Abramo? Dopo mesi e mesi tentativi, oggi riusciamo a guardare il Reddit senza aver fatto passare più di 3 mesi. Lo so, grazie mille di applausi. C'è stato molto lavoro dietro, molte persone hanno contribuito a questo progetto. Cercherò di fare il meglio per portarvi il contenuto migliore possibile in questa giornata e guarderò tutti i vostri meme orribili uno dopo l'altro. Iniziamo! Oggi niente da spammare? È iniziata la 5v5 sul canale di Federic. Sono state fatte le carte della serie, dove ci sono degli artwork dedicati a tutti noi. E si tratta di un mazzo di carte giocabili proprio classiche, con 8 di picche, 4 di fiori, 2 di cuori e roba simile. Se vi interessano, codice sconto Graver 1, Federic pagami. Siamo in 6254 sul subreddit. Quanta mossa? Non mi ricordo mai quanto siamo a scorsa volta. Che cazzo lo leggo ormai? Nessuno. Il Grabibbo. Babbè! Mi piace poi che hai cambiato il colore del chop e è diventato blu adesso. A quando una live così? Posso dire che io ci sto malissimo con la barba di mio fratello? E mio fratello ci sta male con la mia faccia in generale? È tremendo. Questo non è meglio. Ciccio Gravier 95, capo dei paguri, che ci guidi con coraggio nelle serie di Another Crab's Treasure. Molto bello come gioca Another Crab's Treasure. Opinabile anche questo Photoshop. Stavo sfogliando la Top Hits Italy quando... Oh my god. Pezzo trap. Gravier, produzione Sora. Non credo che avesse prodotto Sora quella canzone lì, però grazie mille. È stato un grande piacere. Se non l'avete ancora vista, andate su. Gravier mi ha corto a controllarla. È un grande... video musicale, canzone. Io quando Gravier dice che il prossimo video di Reddit è alle porte. Oh, è passato soltanto un mese. 28 giorni dal tuo meme. Qui stiamo parlando di tempi record ormai. Pod, sì. Invece che i meme usciti dalle clip di Gravier McCurto senza contesto sono incomprensibili. Poldo si rifiuta di fare il video sulla Garbage Ape. Gravier anni dopo, bonjour. Come fa una persona senza aver visto la clip a capire sta roba qua? Come fai? Hey there, we are proud to announce we are casting a big character for season 2. Alessandro Comotto è sborsalino. Potete me lo prendere la foto in cui ho i capelli corti, no? Non ci assomiglio neanche! Non ci assomiglio neanche! Comunque, ultimo arco narrativo di One Piece, quello che sta avvenendo nel manga, incredibile. Dopo la casa di campagna sono andati in montagna insieme. Stop the war, Gravier Richard. Thank you. Another Chop's Treasure, bellissimo! Cambiata l'immagine principale del gioco con il Chop. So perché Chop doveva avere le proprietà di un paguro, però molto bello! Abbiamo giocato l'intero gioco in live, è un Souls-like ed è molto carino. Siamo nel 2024 e dopo 14 anni dall'inizio del genere stanno iniziando a nascere giochi Souls-like fatti bene. Incredibile, ci è voluto pochissimo tempo. Iscritto medio di Gravier. Gravier non ritornerà mai su Among Us. Sempre lui. Perché hai saturato l'immagine così tanto? Da oggi puoi guardare video di Gravier su Brawl Stars. No, non è editato. La so come cosa, perché ho visto l'altro giorno una persona postare un video con speedrun di apertura di Pornhub il più in fretta possibile all'interno del motore di ricerca di Brawl Stars. Fanato tema The Legend of Zelda, Chop se fosse un rito di Breath of the Wild o Tears of the Kingdom. Ne mettesse un ingegnere di inventore lavorando al villaggio di rito. E piccolo spammino Instagram, Orebrex. È un uccello ciccione perché lo è Chop e nello stile di Breath of the Wild. Nice, va bene, ci può stare. Insegnante italiano at any point in time. Ok. Devo fare troppe cose. Siamo indietrissimo. Un sacco di roba da fare. È vero. Tutti gli insegnanti dicono che sono sempre indietro con il programma. C'è un sacco di roba da fare. Lo dicono sempre. Che tu sei inizio anno, a fine anno dicono sempre. Ehi, Gravia. Con quale foto hai scelto? Secondo te è possibile che il gioco si chiama Another Crab's Treasure perché trovi nuovi gusci e quindi tesori? Sì, lo penso anche io. Ho letto in una live di Another Crab's Treasure con questo messaggio tipo 4 volte di seguito e non me ne sono reso conto. Ho il cervello fritto. Dancing low quality Gravia. Serve più JPEG, grazie. Gravia, ma è una canzone by Zanna. Possibile sì. La live, sentiamo. Sei ancora lì che stai aspettando. Cosa? Gravier in live, lo stai perdendo. Giocherà un nuovo Pokémon Trash oppure Isaac Verite. E se non va YouTube farà Super Mario Maker. Domenica sai cosa stai esatto della varietà. E se tu Mario Rossi ti sbaglia a prendere. Ups. Cosa dici Gravier attento.
Ha fatto una volta. Ah, vabbè, ci ho letteralmente contare. Una volta l'hanno fatto. Per 3 consecutive. Mica che lavoro. Quanto hai effort. Big Mode ma è Chop. Big Chop. È il logo di Big Mode ma trasformato in Chop. Indubbiamente. Però non è per niente un uccello. Thank you. Quanto è bello Animal Well. Stiamo giocando anche Animal Well in live. Troppo bello Animal Well. Nessuno la randomizer di Elden Ring. È una buona descrizione. Se non è male. Mi piace come descrizione. Quel video ha richiesto un sacco di lavoro. Se avete ancora visto, succedetemi le falle. Sistemata la copertina da 5v5 randomizer. Ah, c'è scritto Balatro qua. Ci ho messo un'ora a vederlo. Tra l'altro io ho il mio side mission separata all'intera serie, dove cerco sotto ogni video di Federic di avere il commento con più like in assoluto. Credo di averlo quasi in tutti, eccetto in uno dove mi ha battuto Tonks. Terzo episodio? Vedi, questo è il terzo episodio! Tonks! Come on! Corporate needs you to find the difference between this picture and this picture. They are the same picture. Potete paragonare a Markiplier? Lui è un bel uomo, no? Almeno a lui potete paragonarmi. Gravier, niente battuto questa settimana. Sempre Gravier. Cosa? Le carte? Va bene, ok, sure. Ma che gioco con le carte della serie che c'hanno i... Poi... Piacerebbe avere una mod di battuto dove cambi le texture di ogni singola carta e trasformi in quelle della serie. Quanto è difficile mod di battuto? Vuole taglio o no? Snivy! Taglia, taglia, taglia! Ok, taglio, va bene così? Sì, sì, vai, pesca! Sure. Allora, pesco e pesco... 7, predict. Preso, ho pescato predict. Ottimo fake moon da Drake. La N manca per le politiche di Twitch, immagino. C'è stato uscito un video sul canale di da Drake dove ha fatto una versione Pokémon tutti i membri della 5v5. Ha fatto una tema chop con mixato insieme a me Pokémon. Ha fatto una roba incredibile. Qui siamo fan di da Drake. Quando la bandiera di da Drake si alza al cielo, noi ci alziamo e salutiamo la bandiera. Gravier News. Gravier rinuncia a Balatro per la 5v5. 5v5 se ti dice Balatro per il momento. Dichiarato che per il momento basta Balatro. Dopo 6 mesi di puro Tekken e Balatro, il signor Gravier sembra aver detto pausa. Tuttavia sembra che la ludopatia graveriana non abbia smesso di esistere. Difatti Federic95, amante di ludopatia, calcio e bambini, ok, abbia istigato 9 persone, tra cui Gravier, a provare la tantissima amata da lui cocaina. What the... Pensavo fosse delle carte. Cardlock bianco 5v5. Ma tutti sono Gravier. Manca solo Fardini. Manca solo Fardini. Ci avevo tutti gli altri con la mia faccia. So cosa devo fare per la copertina di oggi. So che copertina devo fare per oggi. Tra tutte queste, per me la più tremenda da guardare credo sia Sabaku. La mia faccia e la sua combaciano nel modo peggiore di tutte. Quelle che funzionano meglio sono Federic, Dani, Frozen credo, Francesco Gradini. Gradini? Gradini? Devo chiamare il video Gradini? Papà Pig è un intenditore. Dimenticavo, c'è anche un pacco per lei. Deve essere la scatola di cemento armato che ho ordinato. Bravo Papà Pig! Perché la gente parlava mai di Peppa Pig dicendo che è un cartone che fa incetrullire i bambini? È geniale! Altro che Bluey e cartoni animati del genere bambini. C'è il papà che prende un blocco di cemento armato. Nessuno Gravier da piccolo. Non ho fatto così tanto io da piccolo. Ho messo un magnete vicino a uno dei vecchi televisori e si è un pochino fottuto da un lato dello schermo. Ma non è neanche un magnete del genere. Gravier è finita di dare le grafiche a Sabaku, l'ho visto. Me l'è stato fatto sapere in live come cosa. Che vuol dire Gravier che ti ruba le grafiche? Non so niente. Fammi sapere. Mostrami il furto. Sono pronto a minacciarlo. Sabaku, non ti preoccupare, non ti ho rubato le grafiche. Era soltanto un sogno. Low quality. It's the boy. Hai preso una clip e l'hai trasformata nella peggiore qualità possibile. Ciao, rendi l'intero video così, grazie. Which telechops are you? Posso dire che Tipsy, senza testa, con la testa mozzata e rimpiazzata da una pianta, è un incubo da guardare? Gli altri funzionano meglio, lui è davvero un incubo. Thank you. Oh, mi è piaciuto un sacco Animal Well, così ho deciso di dedicare una fan art. La prima immagine è disegno normale, la seconda ho messo invece il filtro per rendere disegni in pixel. Bellissima, molto bella. Bellissimo gioco Animal Well, se non avete giocato, è un metroidvania molto originale, davvero... Pesa 40 megabyte.
Molto figo. Alessandro Borgotto. Questo animale mi piace. Voto 11. Mi avete mandato una quantità di foto di animali bellissimi. Ah, clip di Dario Moccia. Cosa ne pensi del furto di grafiche fatto da Gravier verso Sabato? Ma raga, abbiate pazienza. Ma che cazzo state dicendo? Ma secondo voi mi interessa di questa cosa? Ma perché mi devo incazzare? Perché mi devo incazzare? Perché? Ma poi che cazzo ne so? Ma di cosa parlate? Gente, il meme mi sta andando fuori controllo. Così la gente inizia a pensare che ho rubato le grafiche a Sabaku. Non è vero, non è successo. Era un sogno. Sapete che prima di raccontare quel sogno in live ci ho pensato se raccontarlo o meno, perché avevo paura di questo remoto, lontano, ipotetico scenario. L'ho raccontato comunque perché non pensavo si avverasse. Comunque, Dario, fammi sapere cosa ne pensi riguardo. Grazie mille.